Il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara, fa il punto della situazione sul Covid in Abruzzo. Parla della variante Delta, del numero dei contagi, dell'importanza delle vaccinazioni e delle misure da intraprendere per evitare ulteriori peggioramenti. Questa variante Delta ci deve preoccupare. Qual è la situazione in Abruzzo? La variante Delta ha dimostrato di essere più infettiva della variante inglese, che a sua volta era più infettiva del ceppo originale. Si sta diffondendo, al momento non ci deve preoccupare tantissimo perché comunque i sintomi sono lievi, i vaccinati, anche se si rinfettano, non hanno sintomatologia. Dobbiamo stare molto attenti in previsione dell'autunno perché comunque ci troviamo di fronte a un ceppo che ha una capacità infettiva superiore a quelli che l'hanno preceduto. Potrebbe superare la variante inglese. Sì, in Abruzzo l'ha già superato, almeno nel nostro laboratorio siamo già oltre il 65%. E quindi praticamente adesso tutti i casi che non sono variante inglese, la variante alfa, diciamo, sono tutti quanti variante delta praticamente. Quindi il ceppo originale di Wuhan non lo troviamo più. Ma i casi stanno aumentando in Abruzzo? Sì, stanno aumentando nettamente, si sono forse quantomeno triplicati nel giro delle ultime 2 settimane. Ciò a cosa è dovuto? Ma ci sono stati degli eventi abbastanza anche precisi, è chiaro che i festeggiamenti per la nazionale un ruolo l'avranno svolto. Una cosa che posso dire è che i casi sono aumentati non nelle strutture sanitarie ma sul territorio, quindi noi troviamo i positivi tra le persone che vanno al drive-in a fare il tampone e che probabilmente vanno a fare il tampone al drive-in perché sanno di aver partecipato a una situazione di eccesso di affollamento. Diciamo è un po' la storia del pub di Roma dove hanno trovato 93 positivi tra le persone che stavano lì. 93 positivi in una botta è un bel focolaio. Vaccinazioni sono importanti, servono in qualche modo a contrastare il virus. Assolutamente sì, perché abbiamo visto che le persone con vaccinazione, anche se si infettano, non hanno sintomatologia. E al solito noi dobbiamo distinguere il problema della malattia, il Covid, dal problema dell'infezione. Se abbiamo anche un aumento delle infezioni, ma senza pressioni sulle strutture sanitarie, cioè senza tanti sintomatici, possiamo comunque ancora stare tranquilli. Tanto è quello che ipotizziamo dovrà avvenire in futuro, cioè il virus continuerà a circolare, ma senza incidere sulle strutture sanitarie e sulla salute delle persone. Professore, i più colpiti sono soprattutto i giovani anche di ritorno dalle vacanze. A loro cosa si sente di dire? Di stare molto attenti, specie quelli che vanno in vacanza all'estero. È un fenomeno che avevamo già visto l'anno scorso, intorno a Ferragosto, il ritorno dei primi ragazzi da Malta era coinciso con il ripartire dei focolai. Adesso questo fenomeno è successo anche prima. Diciamo solo una cosa, l'Italia è un paese bellissimo per fare le vacanze, l'Abruzzo è un paese stupendo per fare le vacanze, magari farsene per una volta qui non sarebbe sbagliato. Lei non vuole entrare ovviamente in merito alle scelte politiche, ma si potrebbe andare incontro a chiusure, a restrizioni e poi c'è questo Green Pass. No, sulle scelte politiche preferisco non parlare perché in realtà noi siamo tecnici che diamo le informazioni, le scelte le fanno altri, quindi preferisco non entrare nel merito. Al momento non prevedo in questo momento delle nuove restrizioni assolutamente, però è compito di altri, non nostro.